I vaccini sono l'unica arma possibile contro il Covid, il Green Pass andrà ulteriormente esteso. A settembre l'Italia raggiungerà l'80% di immunizzazioni e a novembre si potranno vaccinare anche i bambini. Sono stati questi i concetti cardine che il ministro della Salute Roberto Speranza ha espresso a chiare lettere nel suo lunedì in visita a Pesaro. Una serata che l'ha visto dapprima tagliare il nastro alla nuova farmacia Andrea Costa per poi rilanciare la sua linea d'azione governativa al Teatro Cinema Astra, incalzato dalle domande del giornalista Gerardo Greco, nell'evento apparecchiato come anteprima della Festa dell'Unità che comincerà ufficialmente mercoledì. Ad attendere Speranza all'inaugurazione della farmacia in via Giolitti, una schiera di decine di contestatori che sotto il diluvio scatenatosi in città hanno manifestato contro l'operato del ministro intonando cori e sventolando cartelli e slogan in mezzo al presidio di forze dell'ordine intervenute per arginare la protesta. Fra i dissidenti, i membri di Terapia Domiciliare C19, Unione per le Cure, i Diritti e le Libertà, ma anche Umberto Carriera del movimento Io Apro, tornato alla carica a poche settimane dalle note rimostranze contro il Green Pass sfonciate fin sotto casa del sindaco Matteo Ricci. Speranza ha minimizzato i fischi derubricandoli ad una minoranza di un paese che viaggia invece su un sempre più ampio senso di responsabilità e al fianco di Matteo Ricci e del vicepresidente nazionale di Asso Farm Luca Pieri ha applaudito il ruolo di presidio territoriale sanitario delle farmacie come l'Andrea Costa rinnovatasi con una svolta di efficienza tecnologica. Le farmacie sono un pezzo essenziale del nostro servizio sanitario nazionale. In questa esperienza del Covid ci sono state, quindi questa è un'occasione utile per me per dire grazie a tutti i farmacisti italiani e a chi ogni giorno opera dentro questi presidi che sono un punto di contatto tra le esigenze delle persone e appunto la capacità della nostra rete di Servizio Sanitario Nazionale di dare e offrire risposte. Usare meglio e di più questi 19.000 presidi. Per me sono punti di salute, sono punti dove noi possiamo rafforzare la capacità del Servizio Sanitario Nazionale di essere vicino alle persone. Per questo io penso che questo è un giorno bello, perché ogni volta che si rafforza ciascuno di questi punti, il nostro Servizio Sanitario Nazionale è più forte. Noi siamo ancora dentro una pandemia, io voglio aggiungere solo un punto. E dentro questa pandemia abbiamo però una situazione diversa da quella dell'anno scorso. Chi paragona la vicenda di quest'anno a quella dell'anno scorso commette un clamoroso errore. Noi abbiamo potuto evitare altri lockdown negli ultimi mesi grazie soprattutto ai vaccini. I vaccini sono l'arma fondamentale che noi abbiamo per provare a chiudere questa stagione e aprirne una diversa. E allora io anche da qui voglio fare un appello davvero a tutti, che dobbiamo insistere con la campagna di vaccinazione. Il Green Pass è uno strumento per aprire, per non chiudere, è uno strumento per tenere, diciamo, più possibilità di mobilità, di movimento, e quindi io penso che è uno strumento che in questa fase ci può accompagnare.